Signore, colpo di scena in casa Inter. Gasperini esonerato. E il nuovo allenatore è Ranieri, quello che vedete, questo signore che vedete sullo sfondo. Colpo di scena in casa Inter, quindi, che dopo 5 partite ufficiali con Milan, Palermo, Roma e infine Novara, decide di esonerare Gasperini. Allora, partiamo dal fatto che secondo me Gasperini non andava esonerato, le colpe non erano sue, la colpa di una squadra logora, molto vecchia, e che andava rinforzata soprattutto a centrocampo, come avevo detto anch'io durante tutta l'estate. Niente, quindi Gasperini è stato esonerato. Ranieri, un allenatore certo che a me personalmente non dispiace perché non è proprio l'ultimo degli arrivati. Infatti ricordo che ha allenato Chelsea, ha allenato Roma e anche la Juventus. Quindi è un allenatore abbastanza importante, anche se dobbiamo dire che anche in passato aveva avuto frecciatine con Pellegrini, quindi magari lo spogliatoio lo coglierà bene. C'è da dire anche che ci ha quasi battuto in campionato, come ben ricorderete, per 2 anni di fila. E niente, un allenatore secondo me molto bravo. Ora elencherò contro di questo allenatore. Allora, il Pro sicuramente gioca con la difesa 4 contro il di Gasperini e usa 4-3-1-2, quindi con Snyder che è quartista, e molto probabilmente farà molto spesso Pazzini. Un altro Pro, che è un allenatore che le squadre le fa giocare molto quadrate, molto compatte, e mi sembra anche che subisca pochi gol. Di contro, a volte tende a sbavare a metà campo, e poi, come ho detto prima, è anche un nemico di ciò, diciamo, non piacerà molto allo spogliatoio, che preferiva Azienda per i propri. Allora, io ci tengo a ringraziare Gian Piero Gasperini per il lavoro svolto insieme, è stata una brutta avventura, ma vi auguro buona fortuna, come auguro buona fortuna anche a nostro mister Ranieri. Ciao da Interbest 99.